Siamo seduti come due pensionati qua sulla scaletta e vi salutiamo da qua. Il pensionato numero uno sono io, la pensionata numero due è la nostra Sandra che è qua con me questa mattina. Buongiorno a tutti. Buongiorno a te, per guardare i colori del lago e per ammirare. Cos'è che stai facendo? Niente. Va bene, buongiorno, buongiorno amici, No, è buon giovedì. stupendo È stupendo stamattina. il colore del lago questa mattina. Giuliano è sempre il primissimo che ci saluta, poi arriva anche Cristina. Vediamo, Adesso ti spio. sì, si spia. Fai tu, leggi tu, così. Cristiano, no, Cristina, da pensionata non ci leggo. Valeriana, buongiorno, da Seregno. Ah, bene. C'è qui la nostra Sandra questa mattina. Facciamo le Faccio da filastrocche, sostegno con lei. morale. Ecco, guardate i colori del lago questa mattina. Siamo qui È nella zona bellissimo del stamattina. Tempio Voltiano, del Giuliana, meno Giuliana. Paola. Paola, buongiorno, buongiorno. Donatella, anche lei. Loretta, qui siamo nella zona del monumento ai caduti. Melissa, buongiorno anche a te. Un saluto anche a Rita, buongiorno anche a Clara, buongiorno Isa, un caro saluto. Alida, buona giornata. E poi Cosimo, ciao, buongiorno Cosimo, Rita, Paola, Giuliana, Cristina, abbiamo già salutato tutti, sì. Poi c'è Alessandra, poi c'è Enrica, buongiorno, buongiorno anche a voi. Cosimo, sì, l'abbiamo già Quanti? salutato. Ale, Giuliano, Cristina, sono veramente tanti i nostri amici. I Donatella, Marcagnez, che è un esatto, po' che non lo ma dicevamo, i certo. nostri amici Attilio Marcagnez. da Zurigo, Cecilia dalla Svizzera, Anna Rosa, Silvana che ti saluta, buongiorno anche a Lara, Ciao buongiorno Lara. cara Lara. Sì, in effetti, Angela, Rudy. Angela, Rudi, vai. Mari, Mary, Graziella. Graziella, Marilena, Elena, Antonella. bene, meraviglioso, buongiorno. Giuseppe, Ok. Isa, E poi Giovannina, buongiorno anche Luigi e quanta Luigi, gente, Simonetta, Simonetta, prego, prego. Roberto. No. Ah, Roberto, siamo appena stati lì, Il focacciaro, Gianna, poi Ho perso Giacomina, uno. Gian, Giacomina, te lo dico io, Silvia, buongiorno, ormai sono abituato. Ciao Ines, buongiorno, vi faccio vedere proprio questi riflessi meravigliosi del nostro lago, Ma è ma c'è anche stupendo. Fabiola, buongiorno, anche Meo, ciao ragazzi, Teresa, buongiorno, e Clara, buongiorno a te, ciao anche Alina, sempre in tanti, Sandra, dice Loretta. Un saluto lo facciamo Ciao Loretta! anche alla nostra amica Antonia, ciao, un abbraccio a te, a Sergio, a Stefano, ma poi c'è anche Giancarla, e poi Roby, buongiorno anche a È vero, Sciurarmella, ciao Ornella! certo, Sono Cinzia, strapanzata al al mare! mare, buongiorno Bella là! Stefano, buongiorno a te Stefano, buongiorno, Giancarla anche a te, un caro saluto, arriva intanto l'aliscafo, Mirel da Parigi, pensa un po', Mirel da Parigi, Oh buongiorno là là! Mirel, buongiorno a te, un caro saluto. Bonjour! Alca e Jessica ci salutano, ma anche Giulia da Cantù, con i riflessi del nostro lago di Como, con l'aliscafo che arriva. Anna Maria, ciao. Luisa, buongiorno anche a te. Tasse pronta? Valentina, Assunta. buongiorno. Leggici la filastrocca, dai. Già, dai, facciamo quella su. Vediamo la filastrocca, intanto siamo seduti qua appunto sui gradini del monumento ai caduti, guardando il lago questa mattina. Ciao Eleonora, una bella alba. Facciamo passare la lisca. Perché ancora chiaro, ma tra qualche, direi un mesetto inizierà a diventare scuro. L'ariosauro non è tornato, Lidia. Rossano, buongiorno. Un basino da Antonia, Lidia, Clara e poi Carmen e poi Paola da Ferrara, la nostra amica che ci segue sempre, come la nostra amica di Messina, Rossella, Eleonora, Valentina. Ciao Valentina, buongiorno anche a te. Saluti e un caro saluto, Sergio, la mitica Sciura Ornella che è in vacanza, Savina, la tranquillità del lago, in effetti è vero, È l'amico Mario, bellissimo, un po' come il veramente. velluto, dice, effettivamente sì. E poi salutiamo anche Natalina, Paola da Ferrara, ben vissuta. Natalina, anche la mia mamma Marinella, si chiamava buongiorno. Natalina. Allora, prego, mi dica, Buongiorno. buongiorno. Allora, ho visto un campo tutto arancione con delle zucche belle ciccione, ma ce n'era una, la più grossa di tutte, che rotolò via per non finire a fette. O in un risotto sulla padella. Voleva rimanere arancione, cicciona e bella. E rotolava per monti e valli, più forte del vento e dei cavalli. Rotolava, rotolava, nessuno la prendeva, dove andava nessuno lo sapeva. Ma un giorno i bò, dopo un curvone, volò così in alto e finì in un borsone. La signora, spaventata per il gran botto, prese la zucca e ne fece un risotto.
Quindi il risotto con la zucca, perché questo, sono, e questo è il periodo anche delle zucche, vero Sandra? Assolutamente. Nicola, ciao, vorrei sentire il fresco del lago. E questo è difficile potertelo portare, cara Eleonora, per il momento. Ciao a Maria, a Loredan, a Giuseppina, a Marinella, a Paola. No, si sta bene, non è neanche... No, si sta bene sicuramente sì questa mattina. E soprattutto la cosa bella, amici, è che vi facciamo vedere ancora. Vieni qua, i riflessi proprio del lago, da qua, dal lago, che è arrivato, ecco, arrivato l'aliscafo, quindi brava, dice Mario. Sì, in effetti sei bravissima ormai con le tue filastrocche. Ci saluta da Rogoledo di Cosio, Maurizio. E giustamente ci ricorda anche che è il secondo anno dell'omicidio di Don Roberto. Non me l'ero dimenticato. Hai fatto bene, ci Maurizio. Ci stava guardando dalla sua. Esatto, hai fatto bene, Maurizio. Sai che ce li avevamo dimenticati. Grazie, grazie. Sempre belle le tue filastrocche, ci dice anche. Grazie. Poi ti saluto a tua sorella. Ciao Simona. Grazie. Ciao Loredana. Giuseppina, buongiorno. E poi un caro saluto anche a Barbara e a Luisa, brava. E allora ce n'è un'altra per sì, chiudere, perché ce n'è un... Allora andiamo magari su, che facciamo vedere. Andiamo, sì, che facciamo vedere. Buongiorno anche a Cristina da Olbia in Sardegna. Loredana, ciao, certo, perfetto, va bene. Allora andiamo qua e vi facciamo vedere un po' di autunno, dai, con le foglie qua sotto agli alberi qua. Questo è il monumento ai caduti di Como. Occhio alla doccia. No, no, beh, ma ci siamo salvati, non ci siamo bagnati. Loretta, poi un caro saluto da Cristina, da Loredana, da Sergio, Zucca e Melun, la sua stagione. Paola, e insomma devo dire che molti apprezzano quelle che sono le tue belle filastrocche. Quindi noi abbiamo degli appuntamenti che sono quello con la Sciullornella, con la sua Como da scoprire. Hai visto l'altro giorno che ci ha fatto vedere quella parte di Como, sì, pazzesca. Ciao anche a Marina, buongiorno Marina. Si davano da fare i comaschi, eh? Si davano da fare, esattamente. E poi invece abbiamo anche l'angolo delle filastrocche con Sandra, quindi un momento bello e simpatico con entrambe queste nostre amiche. La via lì anch'io mai fatta. Mai fatta, la via Porta. Va bene, visto che dici siamo quasi in autunno, ciao Paola, buongiorno, è sparita la spiaggia qua dietro al monumento ai caduti. Sì, beh, in effetti di autunno quest'anno ne abbiamo già visto in precedenza, perché tutte le piante sono belle gialle, purtroppo. Aspettiamo il fogliage. Il fogliage è quasi arrivato. E allora, ciao Fender, buongiorno anche ad Orazio, sono le 7:30, intanto buongiorno. Iniziamo ad andare indietro, dice Dolores. Sono 16 gradi, è un caro ricordo di Don Roberto. Hai ragione, Dolores, ce l'ha detto anche Maurizio prima. Ed è giusto magari anche sì, soffermarci un attimo e ricordare 2 anni fa la morte di Don Roberto. Risotto con la zucca l'ha già mangiato. Clara, bene. Ciao Diana, vicino alla Gallietta, non ho capito che cosa. Ciao Virna, buongiorno. Via Porta, ci sono nata, Diana. Ah, Diana è nata lì in Via Porta, dove siamo andati l'altro giorno. Allora, fogliage e autunno, prego. Allora, Malvina, buongiorno. Emanuela, anche a te, prego. L'autunno si avvicina col suo tiepido sole, i ciclamini son piene le aiuole, si affaccia timido fra i rami spogli, sono rosse le bacche sugli agrifogli. L'autunno si colora di rosso e arancione, nei campi le zucche sono belle ciccione, è tiepido il sole da sera a mattina, ritorna sul divano una copertina. Si cercano funghi, noci e castagne passeggiando fra le foglie nelle montagne. Cascano a terra dai pini le pigne, si raccoglie l'uva nelle vigne. E timido l'autunno viene pian piano sospirando, le castagne nel camino stanno bruciando. Bene, perfetto, la filastrocca di stile autunnale della nostra Sandra. Ciao, allora, grazie a tutti, il ricordo di Don Roberto. Ciao Rauda, Monica che ti saluta, ci saluta Malvina, Margherita da Casnate, che anche lei è un pensiero per Don Roberto. Ciao anche Emanuela, buongiorno a te, un saluto a Diana, che appunto è nata lì in Via Porta dove siamo stati l'altro giorno. Poi Virna, poi Fender, poi Orazio da Canossa, poi Mara, buongiorno a te carissima, un saluto anche ad Anna Maria, brava Sandra, e anche Eleonora, un abbraccione a tutti, e Anna, tutti ti salutano, ma anche, grazie, aspetta, Luigi dall'Alta Val d'Intelvi. Loretta, 7:30, dice suonano i campan. Notaio. Esatto, notaio.
nominata al notaio. Diana vi apporta vicino alla Gaglietta, andavano a fare il bagno gli amici con mia mamma nel lago colorato dalle tinterie, dalla tintoria mi sembra, se ho capito bene. Comunque sì, ci siamo stati lì in via Porta, Diana, proprio l'altro giorno. Ciao anche a Carmen, ma anche Cinzia. I cestini sono tua passione in questo periodo, tra oggi e l'altro giorno con la sua Ornella continua a inquadrarli, ma per caso. Luigi, buongiorno. Perché belle come una città pulita. Ciao anche a Sergio e Diana. Cioè, dobbiamo tenerla pulita. Esatto. Allora, cara, grazie. A voi. Un caro saluto. Un bacione a tutti, un saluto a tutti. Sono suonate le campane. Buon weekend. Sono le 7:30, quindi ovviamente ci dobbiamo fermare. E quindi è suonato tutto. Ciao Sergio e Birul per tutti, dice. Buone. Tra poco arrivano anche le castagne, sì. Quindi andiamo nel bosco e facciamo la filastocca nel bosco. Benissimo, intanto, cercare grazie. Castagne. A cercare castagne. Un caro saluto, Sandra, grazie. Ciao di averci contato. Buona giornata. Quella bella simpatia che ci manca al mattino. Anche quel tocco di leggerezza, ma le foglie, che guarda ci le foglie d'autunno. Dove sono le foglie d'autunno? Guarda, eccole qua. Sì, sì, guarda, guarda qua, eccole qua. Sono le foglie d'autunno. Saluto a suo tempo, dice non esisteva l'ecologia. Buongiorno anche a Dolores che ricorda Don Roberto, Sergio, Dado e Katia. Buongiorno ragazzi. È tutto, grazie, vi salutiamo da qui, dalla zona del Tempio Voltiano. Ciao Sandra. Con la foglia, ecco, con la foglia, brava, la foglia dell'autunno. Perfetto, il colore dell'autunno, foliage. Foliage. Ciao Sandra. Ciao a tutti.